destro, puoi mettere il numero di gol. Straordinaria azione di Pogba, che si fa a mezzo campo, palla al piede e poi con un tocco d'esterno morbido bellissimo. Ma non è un fuorigioco, ha sbagliato quando ha sbagliato salire il difensore. Adesso ve lo faccio vedere bene. Buone, non dobbiamo, se no non. Allora, praticamente rimangono, vediamolo bene. Sì, credo che abbia sbagliato un allineamento, sì. Vidal, uno forse è fuori gioco ma gli altri no. Praticamente Pogba, guardate, si fa tutto il campo, arriva qui, ha un avversario davanti, lo punta e poi vede il movimento dei... Poi qui c'è anche una forza atletica di questi giocatori che hanno gamba. Vede praticamente che arrivano in tre e fa, dopo una grande sgroppata, rallenta davanti all'avversario e mette un pallone morbido qui. Dove arriva Vidal? Probabilmente quando c'è il passaggio, dico probabilmente, c'è questo giocatore della Juve che è finito sullo slancio oltre, ma la palla è qui, quindi in una zona assolutamente ininfluente. Arriva Vidal, quindi si trova in area di rigore con l'uscita del portiere. C'è anche un altro giocatore della Juve, forse Llorente, qui, quindi addirittura doppia opportunità. E Vidal, sull'uscita del portiere, con un tocco d'esterno, ne anticipa l'uscita e mette la palla in gol. Tevez in mezzo, Llorente! No! Devastante, Juventus devastante. Non è eccessiva, dai. Cioè, 25 minuti di spettacolo, dai. Londa Moretti, Londa. Eccolo qui. Sampdoria, adesso, ragazzi. Se la Juve vince 6-0 oggi, a Icardi deve fare Tardelli al Sarriá anche su 6-0. Ma Icardi è così al bambino. Vediamo un altro sorso. Allora... straordinario, ragazzi, bevete ma con moderazione. Sì, vabbè, però qua in alto i calici, in alto i calici. Juve. Sì, ho capito, Juve, il concetto è chiaro, Pompidio. Allora, cosa succede? Succede che c'è questo calciangolo, devo dire, splendidamente calibrato da parte di Tevez. La palla arriva qui e... Llorente salta di testa con scelta perfetta, supera in stacco tutti e devia qui sotto la traversa. Inutile il volo del portierino, poverino. Recuperiamo ancora noi con Barzagli, scivolata e poi ancora con Lichtsteiner dal verso di destra, fa volare ancora Vidal in mezzo, si gira Teo, parato da testa e ancora da fuori, un tiro rimbattuto, mamma mia cos'è, un'altra giocata spettacolare, giusto la potere al tiro, basta, bello gol, eccolo qua, gol della Samp, accorciamo le distanze e rialziamo la partita, gol della Samp, segnato Zolek, ha segnato Zolek, Gianfranco Zolek, ma quale Gianfranco. Allora, Juve che dobbiamo dire è parsa spesso e volentieri un po' in imbarazzo sugli attacchi della Samp, pur giocando in attacco benissimo in difesa. Allora andiamo subito con Londa Moretti. Londa, non più un autogol, è uno sciaugurato autogol di chi? Di Barzagli, devo far vedere bene. Allora, infatti Barzagli si è arrabbiato. La Juve stava sbandando non poco su alcuni attacchi. Vi ricordo il miracolo di Buffon. Attenti, la Juve sta giocando in maniera strepitosa. Però dobbiamo dire che dietro costa qualche rischio di più. Vedo che anche Zanfonin, che è un tecnico, annuisce, pur se difende marcata bianconera. Allora, guardate, arriva qui il cross della Samp. Non chiedetemi di chi. Barzagli. No, è Gabbiadini, Fabio. Gabbiadini. Il cross di Gabbiadini. Sì, Gabbiadini. Tiro cross. Barzagli, nel tentativo di anticipare Zolek, che è qui e che avrebbe deviato facilmente in gol, interviene in spaccata, deviasi il pallone, evita che intervenga Zolek, ma mette anche completamente fuori causa il buon Buffon e il pallone. Il cross di Gabbiadini con un tocco di mano di Lichtsteiner. Attenzione Marchisio! Atterrato da Reggini Vidal, mentre
Conte stava a prendere il pallone di spalla dietro, è stato spinto nettamente, vi dà c'è anche sì, la munizione. Tanto bene gioca in avanti quanto da qualche difficoltà in difesa, ma anche lo stesso Regini dice non dice, potevo fare altro. Cosa dovevo fare? Sì, e fa male perché è vero che adesso vi faccio vedere la lavagna. Non poteva Vidal secondo me andare al tiro. Allora vi faccio vedere chi è che ha fatto l'assist. Marchisio. Allora praticamente Marchisio vede l'inserimento qui di Vidal, palla in area di rigore per Vidal che è qui, entra in area e dietro Regini lo spinge e lo butta a terra. Io credo che Vidal, certo la situazione era critica. Parte Vidal, no! E l'italità di un bagnoscumia profumato. Allora, voglio dire a Tardelli che nell'esultanza Tardelli qua ha staccato il filo. Tardelli non vediamo sarebbe, una partita. Sì, Tardelli sarebbe il buon Icardi quando esulta e sul terzo gol, esatto, non riesce a contenersi Icardi Tardelli. Londa Moretti, dai. Pallavo tutto. Allora, sbaglio del difensore. È partito il cronometro, ragazzi. Contenetevi, sono venuto su 3-1 in casa ai Cardi con la Sampi, insomma, non è in caso sì, nella finale di possiamo Champions. Possiamo evitare ogni volta Tardelli a Sarriá, non si può evitare. No! Ma voi fate di peggio. Noi facciamo di peggio. Fermi, buono. Senza poi commentare quello che dice. Fabio, ti do lo spunto. Prego, in area, Llorente prova il gol! Ancora Obiang viene pressato, carica al destro, deviato, calcio. Chi è che ha sbagliato, Marcello? Con questa superficie. Chi è che ha sbagliato il passaggio? Marchisio. Ma tu non puoi dire Marchisio perché lo dicono gli altri. No, deve avere una tua opinione in merito, Marcello. Ma no, non lo sai, va bene. Calcio d'angolo per la Sampi. Calcio d'angolo numero 7. Cosa c'è Marcello? Non va bene. Ma non si può essere così molli, altezzosi. Hai corso troppo il primo tempo. Attenzione, calcio d'angolo. In testa ancora. Gabbiadini 3-2, Juve in difficoltà, si riapre anche la lotta allo scudetto di noi vecchi cuori giallorossi. Gol della Samp 3-2, nell'aria, Londa Moretti, Londa. Però è impressionante come la Juve sia incapace di difendersi sui calci d'angolo. Graziata una prima volta, poi questa volta un altro miracolo di Buffon, ma sulla sua respinta e Gabbiadini. Allora, il più lesto di tutti. Di testa, vi faccio vedere. Allora, calcio d'angolo da destra. Già c'era stato un campanello d'allarme poco fa, abbiamo detto un gol che sembrava fatto miracolosamente salvato da Buffon. In questo caso, nel mucchio, saltano meglio i doriani. Colpo di testa, palla che sembra entrare, Buffon riesce a smanacciarla fuori, ma arriva Gabbiadini che è spaccata, strano la caccia in porta. Sui calci d'angolo però, Maestro. Ora Vidal allarga per Pogba sul centro sinistra, Pogba prova lui il tiro. No! Ed è 4-2 Londa Moretti, Londa! Dice giustamente Natalie Goldon che il vero antivirus è Pogba, sì, soprattutto sì. Per Pompilio. Speriamo che Pompilio adesso si riprenda, vediamo se può tornare in studio. Il suo destro violentissimo, come è stato lui chiuso. Sono tutti e due. Tutti e due perso. No, però è finita. 12 vittorie in questo momento, 12 vittorie consecutive. E Marcello Chirico, vai subito sul sito Facebook di Birra Moretti per fare il tuo commento trionfale, trionfalistico.